Ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi un nuovissimo video perché volevo farvi vedere come realizzare questo trucco decisamente. Ciao ragazze e ciao a tutti. Allora, oggi un nuovissimo video perché volevo farvi vedere come realizzare questo trucco decisamente rispetto ai miei classici trucchi, decisamente più intenso, più glamour. Allora, ho utilizzato due ombretti, è tutto naturale, ormai lo sapete, tranne la cera per le sopracciglia. E allora, i due ombretti in particolare che mi piaceva provare assieme sono questi due. Allora, uno è questo blu della linea matte praticamente di Evril, che era uscita mi sembra l'anno scorso insieme a quello prugna, e l'altro mi sembra nero intenso, molto bello anche quello lì. E quindi questo è quello blu che ho voluto abbinare praticamente al verde di Benecos, questo qui verde bosco. Utilizzeremo anche questo più chiaro, ma non scrive moltissimo, nel senso è coprente, però lascia più che altro un colore bianchino piuttosto che verde acqua, così come è nella cialda. Quindi ho utilizzato prevalentemente questo verde bosco, che poi sull'occhio si trasforma quasi in un verde petrolio, molto molto bello. Poi ho intensificato il trucco ovviamente con le liner, che è la mia preferita in assoluto, è questa qui di Evril. E poi sulle labbra ho utilizzato un colore nude tendente a rosa, perché mi piaceva mettere abbinare il verde con un rossetto rosa, però non troppo troppo intenso. E allora ho scelto questo qui dai toni decisamente nude, eccolo, tanto ve lo faccio vedere anche all'interno del tutorial, e mi piace un casino, è veramente tanto bello. Poi lo senti bene, chi li ha provati lo sa, sono molto molto cremosi, per cui aiutano anche a mantenere un pochetto le labbra, ad evitare le labbra secche insomma anche d'inverno, quindi sono piacevoli da portare su. E niente, quindi decisamente una bella capigliatura leggera e sciolta. E niente, io vi lascio direttamente al tutorial, ci vediamo dopo. Applico un pochino di crema idratante e vado ad applicare il fondotinta. Allora, applico il fondotinta di 100% Pure nella tonalità White Peach. Lo applico direttamente con le mani. E lo riapplico nei punti dove sono più rossa. Ok, vado ad applicare l'ombretto di Evril nella tonalità porcellana, nella tonalità praticamente la più chiara. Lo prendo facendolo sciogliere un pochino e poi lo vado a passare qui sotto. E lo passo anche come base ombretto. Ecco qui. Passiamo un pochino di cipria, utilizzo come al solito la Benecos, quella illuminante, questa qui, e la prelevo col suo pennellone. Ok, fatto questo iniziamo subito con l'ombretto e vado a mettere questo stupendo verde bosco di Evril, questo qua più scuro ovviamente, lo vado a mettere con un pennellino piatto. Su tutta la palpebra. Intensificare poi con
l'ombretto blu, questo bellissimo blu matte di Vril, e lo vado a intensificare un pochino qui in fondo. Prendo poi un pochino di questo più chiaro e vado praticamente a sfumarlo all'interno dell'angolo dell'occhio, tanto per creare una sorta di punto luce. Ok, applico la matita sotto, che praticamente è questa qui di Vril, la Nuit, che è questa blu metallizzata, e la vado ad applicare sotto. Con lo stesso pennellino con cui abbiamo applicato l'ombretto verde di Benecos, praticamente vado a riprenderne un pochino e vado a sfumare la matita che abbiamo applicato sotto. Applichiamo l'eyeliner e utilizzo questa qui di Vril, questa con l'applicatore morbido, quindi andremo semplicemente a fare un tratto senza fare la codina sostanzialmente. Applichiamo il mascara, io utilizzo questo qui di Vril con questo scovolino. Applico questa matita nera di Lili Lolo, la applico sia sopra praticamente e sopra la matita blu che abbiamo messo precedentemente, intanto per sfumarla un pochino con il blu e per intensificare un pochino di più. E qui sotto praticamente, se ci riuscite, se non vi fa troppo solletico. Io riesco a mettere naturalmente nella parte più finale, altrimenti fa troppo solletico. Però aiuta a intensificare, no? Tutto il trucco. Vado a sistemare un pochino le sopracciglia riempendole con la cera di Laura Mercier, un pochino, tanto per dargli un po' più di definizione. Applico il blush, io ho scelto praticamente, sono indecisa tra due, questo rosa di Benecos e quest'altro rose praline di Vril, un pochino più scuro praticamente. Io vado a utilizzare questo qui di Benecos, mi sembra che ci sia meglio. L'ombretto sempre Vril che io utilizzo come illuminante, che è questo ghiaccio molto intenso, e lo vado praticamente ad applicare un pochino sul naso, tanto per creare dei piccoli punti luce. Per quanto riguarda invece il rossetto, allora, che in un certo senso vira a rosa piuttosto che al marrone, non so se si riesce a vedere, sì, vira più al rosa, e lo vado praticamente ad applicare così, tolgo il burro cacao e lo vado ad applicare. È bellissimo, perché rimane comunque un colore molto più leggero rispetto agli occhi, dove abbiamo caricato, no, di colore,
Però non è un nude che, diciamo, di quelli che neutralizzano il colore delle labbra, quindi non sembra artificioso, insomma, si unisce bene un po' con tutto il trucco. Mi piace particolarmente, infatti. Ecco qui. Io applico sempre, anche se applico comunque fondotinta chiaro, insomma che non c'è tanto stacco, anzi quasi sembra tutt'uno, però applico sempre un pochino di fondotinta in polvere in modo tale da eliminare, no? il pallore della pelle naturale. Ok, vediamo un po'. Ragazzi, io spero che farete questo trucco e spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!